prima pagina d'artista. Quest'anno Libertà ai suoi lettori offre un'opera del maestro Bruno Missieri. Siamo nel suo studio che sembra una Wunderkammer, perché ci sono opere sparse un po' dappertutto, inchiostri, torchi. E Bruno, parlami un po' di questo quadro. Questo quadro si chiama, è intitolato Faxel ed è un po' un piccolo omaggio alla città, perché il Faxel è uno degli elementi che hanno dato, è un luogo che ha contribuito dando anche avvio a una serie di quadri che ho fatto e che hanno come tema, diciamo, diffuso una cosa estremamente difficile e anche, diciamo, quasi banale, ma che invece io ho voluto caricare di grandi significati, cioè l'ombra. Nel caso particolare di questo quadro, che è molto figurativo, perché ho voluto mettere anche un omino che passa in bicicletta, cioè che sono io. Quello che si vede in questo quadro però sono le ombre degli alberi, dei grandi platani e la luce che batte sul selciato. Anche la scelta del colore mi sembra che sia particolarmente azzeccata. Naturalmente i colori sono caricati, sono, diciamo, evidenziati, e la pittura è una pittura eseguita con l'accuratezza della pittura a punti, quindi è certamente divisionista ed è quindi una pittura di suggestione, o perlomeno che desidera suggerire emozioni piuttosto che un tema particolare. È un figurativo che però si apre molto anche ad altri significati, se vogliamo, no? È un figurativo che si sviluppa spesso in situazioni non figurative, e questo quadro è quello che mi ha dato il là per farne altri più grandi, e solo in questo ho voluto mettere questa piccola parte figurativa in alto, perché mi servisse questo quadro da Menabò, e che quindi mi facesse un pochino da conduttore per gli altri quadri. In questi ultimi anni sei tornato alla pittura, perché hai lasciato un po' l'incisione che ti aveva visto protagonista anche a livello nazionale, perché tu sei uno dei maestri dell'incisione, anche se tu tendi a sminuire la tua attività, però è così. Ecco, mi sembra che però ci sia anche un ritorno all'incisione. Recentemente hai fatto delle incisioni, poi ne abbiamo intravista qualcuna anche qua in studio, delle incisioni che hanno però un colore particolarmente significativo, ecco. Beh, il ritorno all'incisione è stato praticamente obbligatorio, perché una galleria di Verbania mi ha chiesto specificatamente una mostra di incisione, cosa che io avevo, non dico eliminato, ma avevo rallentato, facendo più pittura, avevo rallentato la produzione attraverso l'incisione. Quindi l'incisione è stata l'occasione anche per riprenderla, per questa mostra è stata per riprendere, diciamo, la tecnica dell'incisione, e molta parte della pittura è entrata dentro nell'incisione. Tant'è vero che molte di queste incisioni sono anche loro hanno questo carattere di, diciamo, raffigurazione a punti. Ma potremmo andarne a vedere qualcuna? Ma guarda, proprio per caso, ma di là sto stampando. Quando voi siete arrivati, io stavo stampando un'incisione non grande. Le altre le ho fatte grandi, e qui dietro si vedono anche gli esperimenti, gli imparatici che avevo fatto per una dimensione abbastanza grande. Ma di là ho una lastra a tre colori, ho ancora le mani sporche, anzi ho le mani sporche perché sto stampando, a tre colori, con questa incisione che ha come titolo Cielo. Che e allora andiamo di là e l'andiamo a vedere, visto che siamo curiosi. Dai, andiamo a vederla, ok. Allora,
Allora qui è dove prepari le incisioni e poi le stampi anche? Questa è la fase dell'inchiostrazione. Adesso sto rinchiostrando il rosso, qui ci sono due blu diversi, un Prussia e un Oltremare. L'inchiostrazione avviene semplicemente con una spatola a caldo, questo è un piano caldo, e poi viene pulito con dei veli che si chiamano tarlatane, e quindi viene tolto alla superficie della lastra tutto l'inchiostro che è in eccesso. Questa che tecnica incisoria è? Questa è una tecnica che è nella famiglia delle acque tinte, che è una variazione dell'acquaforte. Dall'acquaforte nasce tutto, insomma, quasi tutto. Ed è un'incisione fatta su lastre di rame, come puoi vedere. Naturalmente una volta fatta l'inchiostrazione bisogna pulirla, cioè l'inchiostro deve rimanere solo nei solchi che sono in profondità, sono realizzate con la tecnica di cui ti ho detto prima, e quindi adesso bisogna pulire l'eccesso, e all'interno dei solchi rimarranno quelle tracce, quelle parti poche, quelle che ho preventivato che fossero, in questo caso di un rosso violetto, e poi vanno stampate in sequenza una dietro l'altra. La sequenza non è a caso, la sequenza deve essere rispettata, perché il più coprente dei colori deve essere stampato per primo. Ecco, questa è finita, le altre sono terminate, possiamo passare al torchio. Ah, quindi vediamo la realizzazione proprio, sì. Del bene. Vediamo tutta la realizzazione dell'impianto, le altre due erano inchiostrate prima che voi arrivaste. Ecco, adesso io devo pulire le parti che devono essere pulite, come per esempio le basi, diciamo le parti periferiche, gli spigoli, e questa è la prima che si stamperà. Su un foglio in cui sono già segnate le posizioni appoggio la prima lastra inchiostrata di rosso, poi prendo un foglio di carta bianca, poi vi spiego anche, se vi faccio vedere il meccanismo di questa stampa, che viene fatta con due carte. Una è questa, sì, è questa, ed è una carta bianca a cui è già stata fatta una precollatura superficiale. L'altra è quest'altra carta, volutamente di un colore scuro questa volta, che viene fatta cadere sopra. Ecco. Certo che uno che si trova tra le mani un'incisione non si aspetta un procedimento così complesso. No, di solito l'incisione viene considerata semplicemente una stampa e basta, quindi qualche cosa di minore, qualche cosa di non fatto a mano. Invece maledizione è tutto fatto manualmente, ed è un'avventura straordinaria quella della stampa. Oltretutto tu hai inserito anche un discorso abbastanza complesso di colore che gli dà se mi passi il termine, un valore aggiunto, diventa quasi un'incisione pittura. Ma guarda, questo termine è perfetto per me, perché io ho sempre pensato di essere pittore anche quando faccio l'incisore, quindi non ho mai rinunciato al colore, e anche quando faccio pittura per me il colore è interessante, è importante ed è significativo. Ecco, adesso è stata fatta la prima impressione. Quello che possiamo vedere è il foglio bianco si è incollato al foglio di base, e sul foglio bianco sono state stampate le parti in rosso, che è un rosso violetto. Ora prendo l'altra lastra e prendo il secondo colore, che è un azzurro, oltremare. Metto la lastra nella stessa posizione della precedente, il foglio non si è spostato perché è tenuto fermo da un peso, e ripasso al torchio. Oh, ecco, un po' pesante.
diventa anche un esercizio fisico, oltre che... andare fino a sera, quando uno stampa un bel po', è chiaro che le braccia hanno il loro carico. Andiamo a prendere... Quindi c'è adesso un terzo passaggio. Adesso c'è un terzo passaggio. Io tengo sempre bloccato il foglio. Adesso il passaggio si è caricato del secondo blu, del secondo colore, che è un azzurro. Ah, ecco, infatti. Io non tocco niente perché non vorrei modificarti il foglio che poi... Ecco. Metto l'altra lastra già inchiostrata, pronta, e adesso stampo il terzo colore. Bene, così vediamo il risultato finale in pratica. Uno struomo, con questo dovresti vedere timone. Con quell'altro torchio che ho di là, che ha proprio il timone, si chiama così, o meglio si chiama stella, che sembra il timone di una nave. Ecco, questa è la situazione definitiva. Quindi il rosso violetto è quasi sparito, sormontato, coperto degli altri due blu, e questa incisione si chiama cielo. Bene, con questa incisione chiudiamo l'incontro con il maestro Missieri, colore e segno, e tanti auguri per un felice Natale a tutti. Auguri.